Amici di Dici Sport, di DiciSport.it, guardate con chi siamo con il maestro, con Pippo Pozzato. Pippo, vogliamo parlare di questo progetto che finalmente è realtà e ci siamo ormai dal 13 al 17 ottobre Dream World. Sicuramente un progetto che è partito qualche anno fa, ci siamo impegnati tanto l'anno scorso con il campionato italiano, quest'anno abbiamo messo un po' in pratica quello che si voleva fare, quello che era il progetto in Italia, di portare un grande evento, una classica nelle terre del Veneto. In più c'è di fare pure di più di classica, all'interno c'è anche il Giro del Veneto, che l'abbiamo riesumato dopo tanti anni che era assente, questo anche grazie alla Civisti Padovani, che è sempre stata l'organizzatrice di questo evento. La regione ci ha chiesto di prenderlo in mano, in più ci abbiamo aggiunto questa gara gravel per i professionisti. Un'assoluta novità, quindi insomma spettacolo garantito almeno, cosa ci sì, sicuramente sarà uno spettacolo diverso da quello solito delle corse su strada. Gravel è un prodotto che sta andando tantissimo in questo momento, l'idea, esatto, l'anno prossimo CI farà anche qualcosa di interessante, qualcosa di più importante, specifico, l'idea di Johnny che insieme a me organizza questi eventi, quindi speriamo vada tutto bene e mi raccomando seguiteci e venite a vedere la cosa, che sicuramente sarà un qualcosa di spettacolare. Abbiamo parlato quindi di Giro del Veneto, poi insomma di una della manifestazione appunto grande e poi chiaramente anche per gli amatori una gran fondo particolare, insomma, no? Sì, che più che una gran fondo è una pedalata, perché comunque è una cicloturistica, perché non vogliamo le classifiche, vogliamo che la gente, gli appassionati si divertino, pedalino su dei percorsi che sono stupendi e che soprattutto riescono a degustare quello che noi offriamo come territorio in Veneto. È un qualcosa di particolare, l'unica classifica che faremo è quella dei COM sulle due salite, diciamo la salita della Rosina, che è quella classica per noi in Veneto, e poi la novità che abbiamo inserito l'anno scorso, la salita della Tisa in Pavè, quindi chi vorrà misurarsi e fare qualcosa di più agonistico potrà misurarsi su questo com, ma non ci sarà classifica. Potrà farlo, chiaramente le iscrizioni sono ancora aperte, quindi c'è possibilità di iscriversi, se non volesse partecipare, tutto online sul sito. Sì, sicuramente tutto online sul sito della Veneto2Go, ogni corsa ha un sito a parte, un qualcosa di a parte, dove mostriamo tutte quante le cartine, le planimetrie di dove si trovano i luoghi di partenza e quant'altro, quindi iscrivetevi su Veneto2Go e vi aspettiamo in tanti. Lo spettacolo quindi è assicurato. Pippo, ultimissima domanda, parliamo e torniamo a parlare un attimo di ciclismo professionistico. Il tuo nome è stato inserito, è dentro i vari papabili nomi dei candidati, di quelli che appunto potrebbero essere i futuri commissari tecnici nazionale una volta che Cassani lascerà la guida della medaglia azzurra. Come, cosa pensi, cosa ci puoi dire? Penso che è un onore sicuro aver ricevuto questa proposta da parte della federazione. So che il presidente sta parlando con più persone, non solamente con me, quindi la decisione spetterà a loro. Io ho detto un po' la visione che avevo io di cosa si potrebbe fare a livello di scuola. Al tuo fianco, però Pisatto, il presidente Dagnoni, diciamo, Fecina, Pisatto meno, comunque ha espinto un ruolo part-time, tra virgolette, di un direttore tecnico sia di squadra, diciamo, di club che di nazionale, quindi comunque saresti disposto eventualmente a essere affiancato da un altro tecnico eventualmente. Sicuramente se la federazione deciderà per il mio nome, sicuramente noi siamo a disposizione, perché comunque sapete tutti quanti l'attaccamento che ho sempre avuto per la maglia azzurra da quando ho 15 anni, 16 anni che la metto, quindi c'è sicuramente un qualcosa di importante, un progetto secondo me anche quello federale lungimirante, che ci vorrà qualche anno per metterlo in pratica, ma sicuramente un qualcosa di importante. Vedremo cosa deciderà il presidente. Benissimo, Pippo, grazie di tutto per la sua disponibilità. Ci vediamo presto, vedremo sicuramente due strade del Veneto sulle strade della Dream World. Grazie a voi, ciao a tutti.